Allora, adesso Gaia ci racconterà la storia. Beh, si chiama veramente Storia di Cappuccetto Rosso. Buongiorno a tutti. Dai, prendi il libro. Storia di Cappuccetto Rosso. Fai vedere il libro. Allora, raccontiamo questo. Un leone? Ma che storia è il leone? Non c'entra niente il leone. Ma qual è il leone? Dai, la storia di Cappuccetto Rosso. Dopo che incontra un leone Ah, va bene. uscì e la mamma stava E la mamma? Che faceva? Puliva puliva casa casa. Gaia Cappuccetto Rosso incontrò un lupo cattivo Inghi, che disse: "Dove vai?" "Vado Sei sicura che la storia dicesse proprio così? ma Gaia Cappuccetto Rosso aveva detto che c'era un leone, ma era proprio la nonna. Ah, vabbè. Non c'era un leone, quindi camminò. E quindi camminò. Una volta avevano tagliato Chi avevano tagliato? il cane lupo, il lupo cattivo Inghi. L'hanno tagliato. E uscivano le caramelle. Le caramelle dalla pancia del lupo uscivano le Sì, perché l'aveva mangiato. caramelle? Ah, vabbè. E poi era sempre contenta. "Yuhu! Dai, facciamo una festa!" disse a Cappuccetto Rosso. "Gaia, no, non dobbiamo farla." "Ma come?" Della storia. Adesso un'altra volta questa Quella del leone, che cos'è quella lì? leone e topolino. C'è anche la storia del leone e il topolino. C'era una volta leone che usciva di casa e disse: "Sono il più forte e vinco sempre le cose." Incontra un topolino. "Topolino, dove vai?" "A casa." "Ma devi uscire." "Sono già uscito." E disse: "Ma mi sono legato. Chi mi aiuta?" "Nessuno, visto? Io liberando." Meglio della Rai. Invece non lo voleva liberare, ma lui era stanco. Era stanco. E così era sempre contento. "Come se liberiamo poi un'altra volta dei più forti." "Non ci liberiamo mai," disse il topolino. "Ma una volta ci sono capace," disse il leone. "Una volta sei tu il più forte, Topolino." Sei E sicura, eh? Topolino disse: Era così la storia. "No, Ah. io sono il più forte, ma tu invece no, Topolino. Allora me ne vado."
Un'altra volta. No, no, grazie Gaia. Grazie, saluta tutti. Buonanotte. Domani. Quando? Allora, un'altra storia, dai, veloce, senza libro. Ce l'hai? Te la ricordi una storia? No, Questa, no. quel Una tua storia, inventata. Quella libro. Questa. l'hai letta prima. Come dice Laura, senza copione. Dai, inventala. Questa. Allora. Monsieur Chameau part Te en voyage. raccontiamo, cioè, Monsieur Chameau. tutte te raccontiamo. Il signor Cammello parte in viaggio. Cosa? C'era una vacca, un dromedario, è un cammello questo, un dromedario. Quante gobbe ha? E allora che cos'è? E allora è un cammello. È un cammello questo. Se ha due gobbe. Busti di casa e prese gli occhiali e disse: non mi fermerò mai. Ma invece si fermava, si fermava, Vieni qua che non c'è. Mettiti. Si fermava. Si fermò. Poi si fermava e andava a prendere il caffè. il caffè. Perché Era chiuso e se ne andò. c'era il virus. Quindi era triste. Come se la farà a togliere tutti i batteri? Allora toglierà tutte le palle delle rocce spaziali. E così andava nella roccia spaziale. E disse: ora sono io il più vincitore, che vinco sempre io, e non sarò più che mi fermerò. E ora me ne vado. E se ne andò via. E non si fermava più. Ma incontrò. Non si fermò più. Un'inghi? Non si fermò più. E incontrò un'inghippa. Sì, Eccolo l'inghi. un'inghippa. Ecco l'inghi. Uno Uno marrone, ah, scusa. vallone, ma questo è andato a riposarsi. E una volta non diceva niente, era solo un manichino. E così andò in spiaggia. E una volta, fine della storia. Va Tieni, bene, adesso devi dire Bonui. no, un'altra No, storia. no, basta storia. Tieni. Bonui. Queste Gaia, qui. No, 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 stai giù, stai giù. ora me le devi Fai ciao. raccontare mamma. Fai ciao. Ciao, ciao. Ora me le Buonanotte.